Lo Sblocca Italia sblocca i 16 milioni di euro destinati ai comuni lucani e calabresi colpiti dal sisma del 2012. In arrivo per le amministrazioni locali del Pollino una corposa somma. La Commissione Ambiente della Camera ha infatti approvato l'emendamento che finanzia la ricostruzione di quei territori e a Mormanno c'è la soddisfazione da parte del sindaco Guglielmo Armentano. Finalmente, diciamo, riusciremo a prendere questi soldi che erano già stati messi in finanziaria nel 2014 e 2015, due tranche da 7 milioni e mezzo, 7 milioni e mezzo, più 1 milione per l'autonoma sistemazione fino al 31/12/2014. C'era bisogno di, appunto, di chiarire come bisognava prendere questi soldi. Finalmente questo decreto ci dà la possibilità, anzi dà la possibilità al Dipartimento di Protezione Civile di poter incominciare a predisporre, appunto, la norma per poter far sì che i cittadini possano avere questi soldi. Quindi un ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati, in particolare alla Covello, che è la Stefania Covello, che come si è battuta in commissione per far pure inserire questo emendamento che ci consentirà di prendere i soldi. Quindi finalmente si vede la luce. Gli interventi riguarderanno la sistemazione delle prime abitazioni colpite dal terremoto. L'intervento adesso riguarda soprattutto le abitazioni di chi ha avuto, diciamo, l'ordinanza di sgombero, perché sono quelle, le prime abitazioni sono il nostro obiettivo, perché bisogna ritornare alla normalità e intanto si ritorna se le persone che sono fuori di casa possono rientrare nelle proprie case. Quindi l'obiettivo era quello, cioè le prime abitazioni, cioè, quindi ormai sono indirizzate in quella direzione. Una cittadina, quella calabrese, che da tempo è ritornata a vivere, come spiegato da Armentano. Diciamo la verità, adesso è un periodo che siamo, diciamo, tranquilli, se così si può dire, quindi la vita è ritornata, anzi per chi è venuto a Mormanno in questo periodo, cioè durante l'estate anche, ha potuto constatare che ci siamo riprese abbastanza bene. Chiaro, ancora molto ci rimane da fare, però senza piangerci addosso possiamo dire che siamo ripartiti alla grande.